In questo disgraziatissimo 2020 siamo stati poco, pochissimo al cinema e sappiamo bene il perché. Non per questo voglio rinunciare a raccontarvi la mia personalissima classifica dei 10 film del cuore del 2020, non solo quelli usciti in sala, ma anche quelli usciti direttamente in streaming. Al decimo posto un film piccolo, Alice e il sindaco di Nicolas Parisier, cinema della parola e sulla parola che ruota intorno ai dubbi, alle riflessioni di un uomo in costante tensione tra ideologia e pragmatismo. Al nono posto I Miserabili di Lejre Lee, che attualizza il romanzo storico di Victor Hugo ispirandosi alla rivolta delle banlieue del 2015 e aprendosi poi a una profonda riflessione politica sulle responsabilità istituzionali. All'ottavo posto il film Rompicapo di Charlie Kaufman, uscito direttamente su Netflix. Sto pensando di finirla qui. Un film che inizialmente può sembrare respingente e che è un incubo ad occhi aperti che con il passare dei minuti ti avviluppa e ti coinvolge in questa spirale, introspettiva che si contorce e si deforma in modo davvero affascinante. Al settimo posto, Favolacce dei fratelli Fabio e Damiano De Innocenzo, per me il miglior film italiano del 2020, non a caso vincitore di un Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura all'ultima Berlinale. Dopo il realismo della Terra dell'Abbastanza, i fratelli De Innocenzo firmano una favola nerissima sulla mostruosità e lo squallore degli uomini con un finale, che è davvero un pugno nello stomaco. Al sesto posto, Undine, Un amore per sempre di Christian Petzold. Anche qui il film parte da una rivisitazione di una leggenda, di un'antica leggenda nordica e finisce con raccontare un amore eterno, un amore anfibio, un amore che supera tutto e si evolve come la città in cui è ambientato, Berlino, con una strepitosa Paula Weir. Al quinto posto il documentario di Werner Herzog e Clive Oppenheimer, Fireball, che prende le mosse dal precedente lavoro di Herzog, Into the Inferno, per raccontare questa volta l'origine dei meteoriti e di come questi misteriosi corpi celesti abbiano influito sulle civiltà e sulle società dei nostri tempi. Un affresco scientifico e antropologico davvero unico. Al quarto posto un'altra sorpresa uscita direttamente su Netflix, Diamanti Grezzi di Josh e Benny Safdie. I due fratelli riescono, con uno stile nervoso, realista, addirittura iperrealista, a raccontare le giornate caotiche di un gioielliere di New York che è interpretato magistralmente da Adam Sandler, che siamo abituati a vedere in film demenziali e comici. Un film che solo per la sequenza iniziale, che parte da un misterioso opale per finire dentro il colon del protagonista, merita una visione. E adesso è il momento del podio. Al terzo posto La ragazza d'autunno di Kantemir Balagov, un regista russo pazzesco che a soli 30 anni ha già firmato un film meraviglioso come Tez Nota e con La ragazza d'autunno si immerge nella Leningrado appena uscita dalla guerra per raccontare la storia di due donne ferite dalla vita che provano a sopravvivere in una relazione che si muove tra manipolazione, simbiosi, attrazione, repulsione, maternità surrogata, eutanasia, perdita di un figlio, un film che toglie il respiro e che costringe lo sguardo. Meg, it's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it? The writer says, tell the story you know. Al secondo posto un film che avrei tanto voluto vedere al cinema, per fortuna siamo almeno riusciti a vederlo attraverso Netflix, Mank di David Fincher, che superficialmente è solo un film biografico sulla figura di Herman Mankiewicz, lo sceneggiatore tra gli altri di Quarto Potere. Ma Mank è qualcosa di più, di molto di più, è un film sulla genesi di Quarto Potere, è un film sulla Hollywood di quegli anni, sui suoi meccanismi ed è un film in ultima analisi sul potere, con un gigantesco e dissoluto Gary Oldman, imperdibile. All in one film. That's director proof. That's why I always want Mank around. Nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad. Yo te di un hijo. De verdad. Te lo tiraste por ahí. Así que es tu culpa, Gastón. Si mi cuerpo es real, mi lengua es real.
sento colpa che non abbiamo potuto sopportarlo. È questo per me il miglior film del 2020, Emma, di Pablo Larraín. Chi mi conosce sa che questo regista cileno spesso occupa i primi posti delle mie personalissime classifiche di cinema, ed è così anche quest'anno. Emma, distribuito quasi con un anno di ritardo rispetto alla sua prima proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, racconta la storia di una donna che è una sorta di sole incendiario intorno al quale ruotano tutti quanti. Ed è una donna che è una forza della natura perché è in grado di ridisegnare come vuole i confini dell'amore, del sesso e della famiglia. Pablo Larraín non accetta le certezze e si avventura in un film sull'etica e l'estetica delle nuove generazioni, immerso nella musica di strada del reggaeton, un altro oggetto misterioso e bellissimo di Pablo Larraín. Non puedes hacer lo que quieres. No vai a dejar solo, mamita. Puedo asegurarte que nunca se te olvide lo que él te decía. Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar. ¿Por qué esperar? Horrorizan ahora.